Ecco, no, volevo solamente dirvi una cosa. Immaginate la scena, una scena di questo tipo, cameretta di ragazzini sedicenni che un giorno trovano un LP, long play, dischi in vinile, non so se qualcuno di voi ha memoria e contezza di ciò. Lo mettono sul piatto, un disco con una copertina strana fatta da una serie di ritagli di giornale, lo mettono sul piatto e cominciano ad ascoltare questo disco, questi ragazzini abituati a già ad ascoltare altri cantautori, ma soprattutto il progressive degli anni 70, Genesis, King Crimson, eccetera, e ascoltano un sax meraviglioso, un'introduzione meravigliosa, e poi ascoltano delle parole meravigliose, con una voce altrettanto interessante. Io ho ascoltato questo disco, l'ho amato, l'ho interiorizzato, l'ho metabolizzato, conosco tutte le parti qui a memoria, sono tutte nella mia testa, e le parti le suonavano questi due signori. Roberto Soldati alla chitarra e Danilo Tomasetta al sax. Volevo solamente a questo punto puntualizzare una cosa, questo tanto per rimarcare la differenza d'età, quindi loro suonavano in quel disco, io avevo solo 16 anni, questo tanto per dire chi è il più giovane del gruppo. Sono tutti veramente dei musicisti molto importanti, a cominciare, lo vedo qua sulla destra, Flacco Biondini. Bravo! Poi facendo la carrellata abbiamo Big Drummer Ivano Zanotti. Abbiamo il basso di Pierluigi Mingotti, Antonio Marangolo al sax, il grande Vince Tempera, i musici di Francesco Guccini.